Alle Torri Amon il discorso sul fatto che siano opere d'arte o meno è assolutamente sterile, nel senso che esse hanno prodotto delle emanazioni, e cioè il falso, il finto e la copia. Sono state immortalate da Michelangelo Antonioni in un film memorabile. Cos'è che differenzia a questo punto se vengono private del loro significato e significante simbolico le torri da qualunque monumento che abbiamo a Ravenna, anche da San Vitale? Nulla, in virtù del fatto che ridotti a soli oggetti noi possiamo abbattere anche San Vitale, possiamo abbattere anche il battistero degli Ariani, nulla li differenzia. Quindi ribadisco, e poi lascio la parola ad altri interventi, esse sono a tutti gli effetti delle opere d'arte e le emanazioni che hanno prodotto non possono essere deprivate, private della entità che le ha originate. Aggiungo un'altra parentesi a memoria di cittadini ravennati. Ravenna non è la città dell'oil and gas. Ravenna è la città di Galla Placidia, di Onorio. Ravenna non può essere governata da Snam e da Eni, altrimenti il palazzo che abbiamo qui di fronte, il sindaco, il vice sindaco, il PD e il PRI, che cosa ci stanno a fare? Sono qui perché già ieri, passando per via Trieste, dove sono le due torri, c'è già questa gru che ha cominciato a speccheggiare la parte superiore di una di queste due torri. Quindi siamo già in una condizione critica, perché una già delle due torri c'è già un intervento di demolizione. Quindi cosa possiamo fare? Indignarsi prima di tutto, perché le cose vengono prese in una maniera così precisa, senza nessuna possibilità di coinvolgere i cittadini e di farli riflettere su questo patrimonio archeologico che è lì, in quel posto, che è anche il patrimonio industriale di questa città. Patrimonio che certamente ci ricorda un'industrializzazione che ha provocato tante ferite anche ambientali in questo nostro territorio, ma che fa parte della storia di questa nostra realtà, di questa nostra comunità. Quindi distruggerle, demolirle, vuol dire distruggere la memoria e anche le sue radici, e anche non intervenire su un patrimonio archeologico e anche un patrimonio simbolico che è dentro la storia e la vita culturale di questa città. E dico a Leni, che è finanziatore anche del Ravenna Festival, che se vuole fare un'azione culturale importante in questa città deve andare a investire sui patrimoni simbolici che sono cultura e patrimonio della realtà della città e anche memoria. Quindi a Leni diciamo a chiare lettere no alla distruzione, sia un intervento che sia rispettoso di un patrimonio che è un vincolo, sì, un vincolo che è un vincolo della storia cittadina. Quindi distruggere è solo distruggere memoria, patrimonio archeologico, e quindi io come cittadino mi indigno e invito a un dialogo, e il comune deve essere tramite di questa discussione, perché non si può lavare le mani di fronte, non può essere un Ponzio Pilato. Se sono qui io a Ravenna è perché negli anni 60 un giovane, mio fratello, stanco di essere figlio di contadini, si fece
abbagliare dalla grande fabbrica. E venne a Ravenna e ci trasferimo tutti a Ravenna. Quindi in queste torri io vedo altro, mi suggeriscono altro, sono delle emozioni e quindi tutto ciò che genera emozioni va custodito. Ravenna è stata capitale dell'impero romano d'Occidente, non è una città qualunque. Le due torri sono fortemente simboliche, non esiste nessuna argomentazione utilitaristica che possa sostenere la demolizione. Esse sono straordinariamente audaci, e questo lo dice Michelangelo Antonioni, non lo dice un sindaco o un vice sindaco qualunque. Le torri Amon sono un luogo di memoria per i lavoratori e le lavoratrici che dentro a quella fabbrica chiamata della Saro hanno dato la loro pelle, hanno dato la loro vita, e sono un luogo di memoria. Allora io mi chiedo, come mai il comune di Ravenna è così frettoloso a cancellare i luoghi della memoria quando invece tiene in vita la memoria di un fascista chiamato Ettore Muti, dando l'agibilità tutti gli anni a un centinaio di fascistelli di venire a commemorarlo? C'è qualcosa che non funziona. Stiamo svendendo, caro comune di Ravenna, i nostri pezzi più belli del territorio. Rasci, guarda, io sono reduce di uno di quei raffreddori, sentite come...